Per l'anno 1982 ai comuni e alle province è corrisposto un contributo pari all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1981 in applicazione degli articoli 23 e 25 del decreto legge 28 febbraio 1981 numero 38, convertito con modificazioni in legge 23 aprile 1981, al netto delle somme relative ad interessi passivi a perdite e contributi per servizi di trasporto e a quote di restituzione di prestiti rispettivamente alle lettere di 2, di 3, di 4 del certificato redatto ai 7. Avete capito? Scusate. Dimmi. Sì? Sì. Chiedo scusa. Benissimo, certo. Allora vedo infatti inquadrato il collega Lucato a New York. Ci colleghiamo immediatamente con Lucato. Lucato, dunque, hai sentito anche tu insieme a noi. Un attimino. Sì. Sì, dimmi. Ah, va bene, d'accordo. Allora mi dicono dalla regia che possiamo ricollegarci di nuovo con Lucato, forse ha delle novità. Benissimo, grazie Lucato. Siamo pronti? Sì. Scusate, sì. Ci sono dei problemi, allora andiamo avanti. Vediamo se adesso è pronto il servizio sugli armamenti, scusate. Sì? Ancora non è pronto. Adesso sentiamo la regia se il servizio è pronto. Pronto? E allora il servizio non è pronto, il nostro giornale termina qui, grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Signor Bellini, ci sente? Sì, sento ecco. Un po' lontano, ma vi sì. Sento. Credo che sono Roberto Ammen del TG2, siamo in diretta. Ecco, dire che siete felici mi sembra poco. Vi aspettavate una soluzione così rapida della cosa? Ecco, parli un po' più forte perché non la sento. Le ho chiesto se vi aspettavate una soluzione così rapida, che fosse liberato subito. Ma c'è quasi interferenza, ma non capisco niente. Signor Bellini, dica lei, ci dica qualche cosa allora. Come? Ci dica qualche cosa sulla liberazione di Gianmarco. Proprio non capisco niente. Va bene, allora ci sentiremo un'altra volta. Ci sentiremo un'altra volta. Noi abbiamo, vero, il suo numero di telefono? Dopo la chiamo. Scusate. Sì, allora ci chiama, mi dicono la regia, che ci chiama il nostro inviato Raffaele Fichera per una notizia molto importante. Fichera? Pronto? Fichera, sei in onda, puoi parlare? Paola? Pronto? Fichera, ti sentiamo, puoi parlare? Ecco, ci sono delle interferenze. Comunque mi sembra il caso di continuare lo stesso. Gagliano, ci senti? Ma io ho l'impressione che mi dovreste anche vedere. Sì, è vero, posso confermarti con grande piacere. Ogni tanto riusciamo anche a vederti e non averti soltanto dalla tua viva voce. Senti, sono Italo, se tu sei d'accordo, io manderei in onda da studio intanto la dichiarazione di Bush che abbiamo registrato. Chiedo istruzione alla regia se è possibile farlo. Sì. Allora, noi qui sentiamo Bush, abbiamo la traduzione e poi parliamo con te. D'accordo. Oh. Non sente il traduttore. I nostri obiettivi sono molto chiari. Non sente. Credo di intervenire alla regia se lo sentiamo. Marte vi rende nervosi e quasi pungenti. Evitate di rispondere a chi vi insulta.
Differenti le reazioni, c'è chi l'ha vissuta come un'offesa mortale, chi come giusto richiamo alle regole della morale e chi ancora l'ha presa con ironia o addirittura con indifferenza. Ma andiamo sul posto. Il servizio è di Maurizio Mannoni. Può partire. Potrei fare un'altra domanda? Certamente. È caduto il ponte. No, signora Iotti, faccia la domanda. Potrei fare una domanda. Sì. Potrei fare un'altra domanda. Qual è, signora Butto, per lei che è stata primo ministro del suo paese, qual è in Pakistan la presenza delle donne nella politica? Un attimo di tempo per la traduzione simultanea, spero che sia questo e non sia caduta la linea telefonica, perché sento è silenzio. È caduto tutto, mi pare. No? Non è caduto. E ce lo stiamo chiedendo tutti, speriamo di no. È un paese lontano il Pakistan, si vede. C'è soprattutto affollamento. No, signora, è caduta la linea, abbiamo perso il collegamento, abbiamo fatto appena in tempo a fare due domande alla signora Butto. Mi spiace. Avanzate pretese troppo alte verso chi vi ama, moderatevi, non ne avete nessun diritto.